Chi ha detto? Morbo di Still. È cronico, ma gestibile. Ah, una diagnosi virtualmente non confermabile, con una terapia molto più pericolosa di quella per il lupus. Come sta? Lo chiedi perché ti interessa o per capire se ci si può fidare di lui? Tutte e due. È in astinenza, sta soffrendo. Si ferisce deliberatamente. Ma è sempre House. Cominciamo la terapia. Il tuo piano non funziona. Due giorni sono passati, ne manca uno. Volevo dimostrarti quanto ti sei sbagliato. Già, è chiaro che non sei farmacodipendente. Sappiamo tutti e due che il mio orgoglio supera ampiamente l'istinto di autoconservazione. Vuoi riscattarti? Cambia tutto. E tu finisci dentro. Non ho fatto niente di male. E finisci dentro. Per cui questa è la tua ultima occasione di farmi un favore prima di rovinarmi la vita per sempre. La nausea è forte questa volta. Prescrivimi del metaclopramide, almeno smetto di vomitare. In riabilitazione me lo darebbero. E allora vai in riabilitazione. Ho un paziente. So che non è una consolazione, ma almeno non ha sofferto. House. Beh, c'è un aspetto positivo. Adesso non avrai più la signora Zebaluski tra i piedi. È un bel sollievo. Lei conosce quest'uomo? Mi dispiace, deve scusarlo. Sai della mia diagnosi sulla nana? Morbo di Still. Hai pensato a quelle otiti o le hai considerate una cosa da nani? Sei sicura che sia morto? Ogni tanto il dottor Wilson è un po' distratto. Mettermi in imbarazzo di fronte a una vedova è di uno squallore, francamente. Giusto. Sono patetico. Sono in astinenza. Non ho dormito, vomito ogni ora. Eppure io ho azzeccato la diagnosi. Però devo lasciar decidere a te cosa. Ora basta. La prego, se ne vada. Scusi. Ho finito. House? Non volevi solo mettermi in imbarazzo. Puoi farlo quando vuoi. Sottrarre l'ossicodone a un morto. Già, tu non hai problemi. Come sta? Molto meglio. House aveva ragione. Sì, capita. Credevo di farcela. Il morbo di Still non mi è neanche venuto in mente. Non prendertela, neanche io ci avevo pensato.